Mario Draghi, abbiamo Angelo Ciavarella di Infinox, buongiorno Angelo, ben trovato. Grazie a te. E Pietro Di Lorenzo di SOS Trader, buongiorno Pietro, mi fa piacere essere qua. Allora, un commento a caldo su questa decisione assolutamente aspettata. Guarda, sì, il mercato prezzava, scontava una possibile riduzione del quantitative easing dai 60 miliardi attuali ai 30, e la maggior parte del consensus era per un'estensione del quantitative easing fino per 9 mesi, ed è stato esattamente quello che ha fatto Draghi, ma l'attenzione degli investitori e degli economisti era focalizzata sul fatto se Draghi fosse stato in grado di lasciarsi mani libere sul dopo i 9 mesi. Effettivamente nella decisione della Banca Centrale Europea è stato precisato che compreranno altri 30 miliardi mese di asset bond per 9 mesi, quindi vuol dire quindi metterà nel sistema altri 270 miliardi di euro, ma ha detto Draghi, ha lasciato aperta la porta a una possibile prosecuzione nel caso in cui l'economia ne dovesse aver bisogno. Infatti è stata aggiunta la dicitura if necessary, quindi se necessario andranno avanti, che vuol dire che è riuscito a mediare contro i falchi di Widman, il presidente, ovviamente il super prestigioso e influente presidente della Banca Centrale Tedesca e anche quello della Banca Centrale Olandese. Cosa vuol dire? Quindi che la Banca Centrale in soldoni comprerà altri 270 miliardi per 9 mesi nel 2018. Seconda conseguenza, non alzerà i tassi, che ricordiamo sono al minimo storico confermato, tasso repo negativo dello 0,4%, almeno fino al 2019. Altra considerazione molto importante, la BCE ha comprato molti bond, alcuni di questi sono andati in scadenza perché è stato il 2015 il programma di quantitative easing. Si stima che i bond andati in scadenza nel 2018 saranno, tra il 2017 e il 2018 saranno tra i 100 miliardi e i 180 miliardi, che vuol dire che la BCE, quando questi bond andranno in scadenza, rimetteranno i soldi sul mercato, e che vuol dire che l'effettiva incidenza del quantitative easing sarà molto elevata. L'euro, come abbiamo visto, ha reagito come ci si aspettava, in realtà ha avuto una bella flessione di mezzo punto. 30,41, ha toccato questo minimo, adesso sta leggermente ritoccando al rialzo, però comunque la flessione c'è stata. È stata, ed è quello che Draghi e diciamo il board voleva, per due motivi. Primo, un euro forte avrebbe ovviamente sarebbe contrastato con gli obiettivi della Banca Centrale di riportare l'inflazione al 2%. Ricordiamo che la Banca Centrale ha comprato dal 2015 ad oggi, quindi da quando è iniziato il programma di quantitative easing, oltre 2 trilioni di bond. La forza dell'euro ovviamente contrasta con il tasso di inflazione, che è 1,5 punti contro il target del 2% della Banca Centrale Europea da mandato, che vuol dire che se l'euro fosse continuato a salire oltre 1,20, 1,25 contro il dollaro, chiaramente l'inflazione sarebbe stato un problema, perché non sarebbe arrivato al 2%. Se guardiamo la parte opposta, il deprezzamento della sterlina in Inghilterra ha comportato il rialzo dell'inflazione fino addirittura a 3 punti percentuali, motivo per cui adesso la Banca Centrale Inglese dovrà intervenire e alzare i tassi nel prossimo meeting. Qui abbiamo il discorso contrario, quindi due numeri, mi sembra il caso di sottolinearli. Da quando è iniziato il programma di quantitative easing, il rischio di deflazione è scomparso nella zona euro, l'economia dell'area euro cresce più dell'economia dell'economia americana, l'inflazione è risalita 1,5 punti, i posti di lavoro creati sono stati nella zona dell'area euro circa 6 milioni e l'economia anche in Italia sta iniziando a dare delle ottime ecco, però notizie. Io ho letto il comunicato della BCE, si lascia una finestra aperta, come dicevi anche tu, dice stante le attuali condizioni, cioè se dovesse peggiorare l'economia si riserva di come prolungare ancora il quantitative easing. È bravissimo Draghi, nulla da dire, è stato molto bravo ovviamente. Un grande comunicatore come sempre. È stato bravo anche al leader del board a convincere chiaramente i falchi che la BCE poteva come mantenersi le mani libere dopo a scadenza del prossimo quantitative easing. È eccezionale Draghi, nulla da dire. Ecco Pietro, pensi che i mercati si innervosiranno per questa mancata, magari si aspettavano maggiore chiarezza da questa riunione? Ma no, io direi che Draghi ha fatto più o meno quello che i mercati avrebbero voluto che facesse, nel senso che uno lasciarsi una mano libera e non blindarsi
delle politiche troppo rigide, quindi avrà l'opportunità anche di cambiare idea, di come dire, essere flessibile nelle sue manovre. Due, tutto sommato, è riuscito a mantenere la barra dritta nonostante le pressioni che tutti noi sappiamo che ci sono. Lui ha avanti esattamente 2 anni. Ancora 2 anni per lavorare e credo che lui voglia rimanere come un presidente della banca centrale che lascia un segno nell'Unione Europea. Quello che sta facendo potrebbe rimanere nei libri di storia. Sta in qualche modo cercando attraverso tutti gli strumenti che ha a disposizione, dico tutti, di mantenere quello che è il mandato della BCE, ovvero un'inflazione su livelli auspicabili, un'economia che cresce grazie alla spinta di queste politiche monetarie sicuramente senza precedenti e quindi un Draghi che io francamente apprezzo, è coraggioso, va contro diciamo, le pressioni dei falchi tedeschi e in qualche modo sta riuscendo nell'obiettivo, almeno fino a questo momento, di tenere l'economia, di stimolare l'economia europea. Il problema è che arriverà un momento nel quale sarà ineludibile il ritorno a delle politiche meno espansive, ma in ogni caso in questa fase mi è sembrato abbastanza libero da tenersi a Ecco, mano libera. intanto vedo già le immagini di Draghi, prego la regia di alzarci il volume anche qui in studio, Sì. così riusciamo a sentirlo anche noi. Ecco, nel frattempo che ci danno il volume abbiamo il FIB che vediamo adesso a 22.660, ecco qui il grafico a 5 minuti, vediamo qua un'impennata proprio intorno alle ore 14, poi c'è stato un ritracciamento fino ai 22.637, adesso sta risalendo ancora. Per quanto riguarda, andiamo a vedere il euro-dollaro, ecco, euro si sta riportando sui minimi toccati proprio subito dopo la dichiarazione sul tasso di interesse, 1,1743 in questo momento sta andando a ritoccare i minimi intraday, 1,1742 si sta spingendo ancora più in basso. Vediamo anche sterlina dollaro, 1,3194, inflessione dello 0,50%, euro sterlina 0,8900, inflessione dello 0,07%. Una cosa interessante notare, se mi permette, Annalisa, è come è speculare il grafico dell'euro rispetto a quello delle borse europee. Il crollo dell'euro è esattamente inversamente appunto, proporzionale a quello che è successo sui mercati azionari. Il crollo dell'euro ha comportato un rialzo esattamente della stessa latitudine, più o meno, del DAX, del nostro indice. In particolare del DAX tedesco, perché è composto da un paniere di azioni che sono basate ovviamente sull'export, pensando alle grandi case automobilistiche o alle grandi società che esportano, soprattutto in Asia. Quindi vuol dire che un euro debole favorisce ulteriormente le esportazioni dell'area euro, anche quello italiano ovviamente. Anche se ovviamente l'indice italiano è sovrappesato sui titoli bancari, in ogni caso il crollo dell'euro è stato controbilanciato da un rialzo della stessa entità dei mercati azionari europei. Ecco, infatti molto spesso adesso si parla anche di mercati scollegati, ne abbiamo parlato anche ieri nell'intervista, scollegati un po' dalle valute, mentre a ogni movimento dell'euro prima si vedeva il movimento opposto dei mercati valutari, in particolar modo sul dollaro questo non si sta No, verificando assolutamente assolutamente. nulla. La realtà è che mi sembra che c'è questa considerazione da fare. Le economie, le borse mondiali stanno sui massimi storici, tutte, tranne ovviamente quello italiano, per ovvi motivi, ma fondamentalmente il DAX, l'S&P 500 hanno segnato massimi storici uno dopo l'altro, addirittura il Giappone si ha 7 giorni di massimi storici consecutivi. La realtà qual è? Che le borse salgono perché gli utili delle società quotate in borsa stanno sorprendendo gli analisti al rialzo, l'economia mondiale sta riprendendo, la borsa italiana stessa, ricordiamo che stava a 6-7 mila punti un anno fa,
prima delle elezioni di Trump e del referendum in Italia, adesso viaggia comunque sui 23.000, sui area 23.268 di massimo. Quindi comunque l'ultimo anno è stato benefico per tutti gli indici azionari. Il Dow Jones, l'indice diciamo, che fa un po' da benchmark per tutti i livelli listini mondiali, da esattamente un anno fa stava il 20% più sotto. Quindi ecco, c'è questa penso che adesso possiamo Draghi. Sentire Draghi, sì. The latest data and survey results point to unabated growth momentum in the second half of this year. Our monetary policy measures have L'espansione economica nell'area euro continua a essere solida e ampia and continue to support domestic demand. Private consumption is underpinned by rising employment, which is also benefiting from past labor market reforms. Gli ultimi dati mostrano una crescita nella seconda parte dell'anno. The upswing in business investment continues to benefit from very favorable financing conditions and improvements in corporate profitability. Construction investment has also strengthened. In addition, the broad-based global recovery is supporting euro area exports. Risks surrounding the euro area growth outlook remain broadly balanced. On the one hand, the strong cyclical momentum, as evidenced in recent developments in sentiment indicators, could lead to further positive growth surprises. On the other hand, downside risks continue La ripresa globale economica sta supportando le esportazioni and developments in foreign exchange markets. I rischi per l'area euro rimangono HICP equilibrati. Inflation remained unchanged at 1.5% in September. Looking ahead, on the basis of current futures prices for oil, gli indicatori potrebbero segnalare delle sorprese positive per la crescita. Temporarily decline towards the turn of the year, mainly reflecting altri fattori c'è da considerare però fattori globali legati ai cambi. At the same time, measures of underlying inflation have ticked up. Rischi restano bilanciati a livello generale, l'accomodamento garantito dal quantitative easing, il bilancio futuro degli investimenti. Have yet to show more convincing sign of a sustained upward trend. Wage growth has increased somewhat. I livelli di inflazione dovrebbero scendere entro la fine dell'anno. Cost pressures still remain subdued. Considerando i prezzi overall dell'energia. Underlying inflation in the euro area is expected to continue to rise gradually. Mentre per quanto riguarda l'inflazione sottostante è salita leggermente dall'inizio del 2017. The continued economic expansion, the corresponding gradual absorption of economic slack and rising. È continuato anche l'incremento dei salari. Turning to the monetary analysis, broad money M3 continue to expand at robust pace with an annual rate of growth of 5.1% in salita nel medio periodo. After sostenuta dall'espansione economica in tutti quanti i paesi dell'Unione Europea. In previous months, annual growth in M3 was mainly supported by its most liquid components. Però l'inflazione deve ancora mostrare segnali convincenti di rialzo. Monetary aggregate M1 expanding at an annual rate of 9.7% in September 2017, up from 9.5% in August. The recovery in the growth of loans to the private sector observed since the beginning of 2014 is proceeding. The annual growth rate of loans to non-financial corporations della massa monetaria M3 che è stata sostenuta dalle componenti più liquide negli ultimi mesi. 2.4% in August, while the annual growth rate of loans to households remained stable at 2.7%. The Euro Area Bank Lending Survey for the third quarter of 2017
riprese dei prestiti nel settore privato è continuata negli ultimi mesi. Credit standards have further eased for loans to households, while they remained broadly unchanged for loans to enterprises. È rimasto stabile il prestito alle famiglie al 2,7%. Terms and conditions on new loans have continued to ease for all categories of loans. Il survey bank lending, quello che è stato pubblicato l'altro giorno dalla Banca Centrale Europea, ha sottolineato come il comparto dei prestiti bancari sia cresciuto in tutte quante le categorie, sia quelle alle imprese che quelle private. Access to financing, notably for small and medium-sized enterprises, and credit flows across the euro area. To sum up, a cross-check of the outcome of the economic analysis, the banks have allentato i requisiti per tutte quante le categorie di prestiti, confirmed the need to recalibrate. Perciò, ha sottolineato Draghi, l'effetto della nostra politica monetaria espansiva continua a essere ad avere effetti positivi sia sull'impresa che ovviamente sui singoli risparmiatori. Intanto vediamo euro-dollaro riaggiornato i minimi 1,1737. Other policy areas must contribute decisively to strengthening the longer-term growth potential and reducing vulnerabilities. The implementation of structural reforms in all euro countries needs to be substantially stepped up to increase resilience, reduce structural unemployment, and boost euro area productivity and growth potential. Regarding fiscal policies, all countries would benefit from intensifying the efforts towards achieving a more growth-friendly composition of public finances. A full, transparent and consistent implementation of the Stability and Growth Pact and the macroeconomic imbalance procedure over time and across countries remains essential to increase the resilience of the euro area economy. Strengthening economic and monetary union un rialzo dei tassi in America in maniera più accelerata di quella che erano le attese degli economisti. Dopo questo intervento di Draghi, infatti, attenzione degli investitori si spingerà molto sia sul prossimo intervento del Presidente della Banca Centrale inglese, che si terrà settimana prossima, la Fed invece a dicembre, quando dovrebbe rialzare i tassi di un altro 0,25, e poi successivamente con la nomina di Trump del prossimo presidente della federale. Potrebbe venire già dal 2 novembre. Sarà ormai fatta a giorni, quindi lì si concentrano un pochino l'attenzione. Però insomma Draghi ha fatto una gran mossa, a riuscire a convincere anche il board of directors della Banca Centrale Europea, appunto, di non soltanto continuare questo quantitative easing, ma di lasciarsi appunto le mani libere nel caso in cui dovessero esserci dei rischi per l'economia europea. Mi sembra che ad oggi ha funzionato tutto. Tra parentesi, la debolezza dell'euro dovuta anche a questa scelta di politica economica di Draghi dovrebbe rendere felici anche i tedeschi, visto che comunque loro esportano molto. Anche il DAX. Il DAX penso che abbia fatto, si sia spinto almeno sui massimi di giornata grazie a Draghi. Praticamente sui massimi storici il DAX, l'indice italiano anche sui massimi del periodo. Insomma, mi sembra che l'economia nel complesso sta andando molto bene, sono molto positivo anche sull'economia italiana. C'è stato questo spike al rialzo anche del DAX, vediamo qua 13.036, adesso si sta muovendo più o meno in quell'area. Adesso aspettano gli Yankees che aprono, vediamo dove vogliono andare, anche se stanno provvedendo in area massimi anche l'S&P e il Dow Jones. Continueremo a prestare notevoli quantità di bond. All in the subsequent 2 months if needed. Therefore, net purchases per jurisdiction may fluctuate owing to the timing of these reinvestments. Reinvestments will take place in the same jurisdiction as principal redemptions with the aim to minimize deviations from the capital key. So you'll get the press release shortly after the press conference. But clearly,
Quindi sostanzialmente Draghi ha detto che adesso non può anticipare quello che avverrà nel 2018, ma già a gennaio ci potrebbe essere la pubblicazione sui vari tagli di riduzione. We actually discuss alternative scenarios. L'investimento rimarrà nella stessa giurisdizione. Let me say this: the atmosphere was pretty positive. All the governing council members in their interventions emphasized the better conditions, the growth momentum, as I just said. Ovviamente nel comunicato che seguirà daremo spazio anche a chiarire come questo reinvestimento verrà effettuato, perché una delle parti che dicevano era molto importante, che come parlato prima, infatti, come sarà reinvestire i proventi, ossia questi buoni alla scadenza, cosa farà la BCE. Comunque ricordiamo che la BCE ha annunciato oggi di voler comprare nei prossimi 9 mesi altro 30 miliardi per 9 mesi, quindi parliamo di 170 miliardi di euro, più vanno a maturazione altri 180 miliardi di bond, che come dicevo parliamo di 180 miliardi, è un senso quantitativo, quindi dice dovesse decidere poi di reinvestire, come stimano molti analisti ed economisti, insomma l'area euro verrà comunque inondata di nuova liquidità e di conseguenza anche dovrebbe favorire questo ulteriormente l'economia europea. Allora, la realtà è che se riesce a ottenere un'economia che inizia a crescere con lo stesso momento l'euro che si indebolisce, l'euro si indebolisce, l'economia continua a viaggiare su livelli molto elevati, almeno in tutta la zona area euro, il che vuol dire appunto dovrebbe comportare anche in Italia una ripresa del ciclo economico positivo, con conseguenze a cascate positive anche per quello che riguarda il mondo dell'occupazione, e quindi il tasso di occupazione speriamo appunto che possa scendere almeno qualche anche se ancora una volta sottolineato che serve significativa accelerazione delle riforme strutturali. È una cosa che dice ogni volta i politici, Draghi fa il suo e fa anche quello che deve, una parte del lavoro che devono fare i politici. A un certo punto i politici dovrebbero anche svegliarsi e fare qualche cosa. Sembra che in Francia Macron stia iniziando a intervenire in maniera anche abbastanza drastica, con delle riforme anche forti. Ricordiamo che la Francia è uno dei paesi più assistenziali di tutti i paesi dell'Ovest, superato soltanto dalle economie e dai paesi del nord Europa, per questioni probabilmente storiche, diciamo, hanno una visione molto più diversa. L'Italia, mi auguro che dopo le prossime elezioni, indipendentemente da chi vinca, io mi auguro che possano fare queste famose riforme strutturali che Draghi chiede a gran voce, perché se è vero che da una parte l'intervento di Draghi con il programma di quantitative easing ha permesso ai BTP che rendevano nel 2012 oltre 7 punti percentuali a crollare, a rendimenti addirittura negativi sui bond corti, addirittura, quindi un risparmio per le casse dello Stato italiano soltanto di interessi sul debito sistemati intorno ai 30-40 miliardi da parte di Draghi, e ricordiamo che una finanziaria più o meno pesante, lacrime e sangue, intorno ai 20-25 miliardi, ci rendiamo conto della grande opera che ha fatto Draghi per i paesi, soprattutto del sud Europa, Italia e Spagna in primis. Adesso veramente è compito anche però della politica, che dovrebbero intervenire per cercare di fare quel poco che Draghi chiede effettivamente, che indipendente appunto, come ha detto, chi sia che va al potere, mi auguro che appunto le parole di Draghi non rimarranno lettera morta per i politici italiani, ma penso che non succederà più. Ecco Pietro, il DAX lo sente molto questa soglia dei 13.000, una volta che lo tocca viene respinto indietro, anche in relazione di eventi così importanti. Sì, ti dico, Annalisa, in verità ero un po' sofferente, perché sai, dopo giornate in cui la volatilità è stata piatta, adesso vedere il mercato che spara così, per me che sono un trader e ho sempre non stai operando in questo momento. Adesso se avessi un mouse smanetterei volentieri, perché stavo seguendo questo primo impulso dell'euro dollaro, è stato veramente bello. Adesso abbiamo un consolidamento e una delle fasi che amo di più. Detto ciò, l'impressione che ho io credo che le parole di Angelo siano state quelle che meglio fotografano la situazione. L'Italia è in questa fase nella condizione migliore per fare le riforme strutturali. Se ci pensi, questi 30 miliardi possono essere risparmiati, ovvero spesi per fare qualcosa di importante e di strutturale, ovvero che rimanga nel tempo. Temo che questa sia
un'ennesima occasione persa, nel senso che questo era il momento giusto per riformare e questa è la situazione ideale. In un paese indebitato come il nostro è un regalo straordinario avere i tassi così bassi e sostanzialmente è del denaro che si può investire in altre, si può veicolare in altre direzioni. In questo momento però mi sembra che si guardi più al breve che al medio termine. Fra l'altro la riforma della legge elettorale mi sembra piuttosto fumosa e presenta anche dei rischi di ingovernabilità pesanti. E quindi temo che questa sarà l'ennesima occasione persa per il nostro paese, nonostante Draghi stia facendo tutto, di tutto, per aiutare soprattutto i paesi come il nostro che hanno questo macigno gigantesco del debito sul quale inevitabilmente paghiamo degli interessi che in questa fase sono gestibili, ma arriverà un periodo nel quale saranno meno gestibili. Quel periodo sarà un periodo nel quale bisogna fare le scelte dolorose. Ecco, intanto ha sottolineato ancora una volta che non sono stati discussi scenari alternativi, quindi non c'è una soluzione alternativa al proseguo del quantitative easing e che non è stata discussa la composizione di acquisti del quantitative easing durante il processo di tapering. Posso solo dire che continueremo ad acquistare un ammontare consistente di corporate bond. Quindi... Il problema è quello, cosa compra la Banca Centrale Europea? Perché sta comprando di tutto e a un certo punto gli asset finiscono a comprare e quindi infatti la Banca Centrale si è rivolta a comprare oltre che il debito sovrano dei paesi, appunto in proporzione al loro peso specifico nell'area euro, quindi Germania, Francia, Italia, Spagna e via dicendo. Adesso si è trovata a comprare in corporate bonds, perché ovviamente non è che può comprare tutta la BCE, a un certo punto le cose finiscono, quindi ha abbassato anche per due motivi, secondo me, perché l'economia sta riprendendo e comunque non avrebbe avuto senso continuare con 60 miliardi, B perché effettivamente non è che rimane moltissimo ancora da poter comprare nella zona A, della zona euro. Terzo, la balance sheet della Banca Centrale Europea è schizzata, negli ultimi due anni ha comprato 2,1 trilioni di debito. Quindi non è poco, se pensiamo che nel complesso delle banche centrali, il complesso delle banche centrali America, Europa, Inghilterra e Giappone hanno comprato 4,4 trilioni di debito negli ultimi anni da quando iniziò il programma di quantitative easing, insomma sono un po' i soldi. Intanto arriva anche una notizia dalla Spagna, perché c'era anche la dichiarazione di Puigdemont alle 14.30, ma è stata rimandata, probabilmente annuncerà le elezioni regionali anticipate al 20 dicembre, secondo il quotidiano spagnolo La Vanguardia, spiegando che Puigdemont interverrà al Parlamento della Catalogna, però non si sa ancora precisamente l'orario. Adesso parlava Draghi, non è il caso, l'avrebbero oscurato un po' tutti. Aspetta che finisca la conferenza stampa di Draghi, giustamente. Intanto Draghi continua a rimandare alle informazioni più dettagliate al comunicato subito dopo la conferenza stampa. Il giornalista cerca sempre di estorcere. L'informazione a Draghi, magari che sarebbe molto bravo a fare questa corsa ostacoli. Anche Giuseppe Di Vittorio. Il nostro Giuseppe Di Vittorio chiederà qualche altra domanda spinosa, come la scorsa volta. Draghi è sempre molto bravo, diciamo, a evitare, a saltare gli ostacoli. A me è imparato bene. Quindi. Ecco, infatti sta sottolineando quello che hai detto tu, non ci sono più molte obbligazioni da acquistare. È quella domanda che si facevano un po' tutti, no? Cosa compriamo adesso? Quindi prendo a comprare un po' di bond. Ma parlando con Stasio. Che è una data importante da sottolineare, nel 2007, il pre-crisi di Lehman, quello che successe ci fu una convergenza quasi di bond corporate, quindi societari, rispetto ai bond emessi dagli stati, cioè lo spread che si pagava, ossia la differenza di tasso di interesse che pagava un bond corporate, un bond societario rispetto a un bond emesso da uno stato era sul minimo, erano a livelli bassissimi. Questo spread si allargò addirittura a 4-5 punti, se non oltre, quando ci fu la crisi di Lehman, quindi ovviamente le società erano viste come pericolose, quindi gli investitori chiedevano un rimborso e un interesse molto più elevato evidentemente, e in questo momento grazie alla BCE che sta comprando qualsiasi cosa e anche ovviamente alla Fed in America, di nuovamente i tassi che riconoscono le obbligazioni societarie sono il minimo storico rispetto a quello che riconoscono i bond degli stati sovrani, nonostante appunto molte di queste scadenze, tutte le brevi, anche in Italia sono a tasso negativo. Ricordiamo che oltre un trilione
oltre un trilione di debito degli stati sovrani è a tasso nominale negativo. La realtà è che molto di questo debito a tasso reale è negativo, perché l'inflazione è un punto e mezzo. Quindi se io non riesco a guadagnare neanche un punto e mezzo sul mio tasso, sui soldi che ometto comprando un debito, io sono negativo, se io guadagno un punto e mezzo sono 0 a 0 a fine dell'anno, col tasso di inflazione 1 e mezzo. Quindi se io non guadagno almeno da 1,6 a salire, il mio tasso reale di guadagno sull'obbligazione che compro è 0, è negativo. Qua in realtà è che la maggior parte dei bond sono a tasso nominale, un trilione a tasso nominale negativo, quindi già comprando so che guadagno meno. La realtà è che una parte, un'altra buona parte di questo debito che compro è a tasso reale negativo, cioè non copre neanche l'inflazione di un punto e mezzo che ogni anno mi mangia il portafoglio. Quindi per chi ha tanti soldi, questo è lo scopo di dire, quindi per questo la Germania c'era un pochino con Draghi, infatti, perché è anche un popolo di grandi risparmiatori e questi soldi che mettono in banca ci perdono fondamentalmente tutti i giorni qualche cosa, è ottimo momento per gli investimenti ovviamente, perché chiaramente con tassi negativi, comunque tassi molto agevolati da parte di tutte le banche, è chiaro che si vuole facilitare gli investimenti, quindi la ripresa economica. Paradossalmente, proprio in un momento di ripresa economica in cui uno avrebbe disponibilità di risparmiare e quindi di avere dei risparmi, non ci guadagna niente. Non gli conviene mandare i soldi in banca, gli conviene investire. È un po' questo il concetto appunto di Draghi, dei tassi negativi. Lo spread BTP Bund a 153,5 punti base. Right, or would you say 2019 is a more reasonable estimate? Ma anche a livello politico mi sembra che l'Europa, dopo le ultime elezioni in Olanda, Francia e Germania, sono un anno piuttosto intenso. Vero che in Austria hanno vinto la destra, diciamo, un po' meno allineata, ecco, populista, anche pur vero che l'Austria è un paese talmente piccolo che pesa poco. Il grosso era chiaramente la Francia. Adesso c'è l'Italia, ma in Italia penso come tutte le forze politiche, anche mi pare che il Movimento 5 Stelle sia più allineato, non chiede più uscire all'area euro, in realtà per l'espressione Draghi, per quello che ha fatto fino adesso per l'Italia, un po' tutti. Stiamo vedendo il rialzo dell'euro, 1,17,80. Addirittura, sta recuperando l'equity invece... Questo è il DAX, no, il FIB è sostanzialmente laterale, sì. Ma c'è da dire una cosa, poi alla fine i mercati stupiscono, ormai sono 20 anni che faccio mercati, quindi ho imparato a non stupirmi dei mercati, per gli effetti speciali. La cosa singolare dei mercati è che questa decisione di Draghi era attesa da tutti, cioè l'80% degli analisti e degli economisti aspettavano un prolungamento di 9 mesi del quantitative easing e una riduzione di 63 miliardi. Quello che è successo esattamente quello che si aspettavano, nonostante questo, appunto, l'euro ha perso quasi una figura dal massimo. Adesso lo sta recuperando, quindi diventa sempre, diciamo, i mercati in particolare in questa sono sempre difficili, in particolare in questa fase li trovo particolarmente complessi nelle loro dinamiche, soprattutto giornaliere. Sono un po' ingessati probabilmente in alcune un po' dinamiche. Così, l'unica cosa che mi sembra un mantra, che io torno a ripetere, ormai sono 9 anni che lo fa il mercato, ma negli ultimi 2-3 anni è praticamente stato quello, come si dice sempre... dico sempre anche in ufficio con i ragazzi, keep calm and buy the dips, come si dice in Inghilterra, stai tranquillo e compra le correzioni. Queste le correzioni non fare che non le fanno neanche più ormai i mercati, non riescono neanche a correggere un punto percentuale, in particolare di Dow Jones. Io ormai sono 2000 che vedo mercati, che seguo mercati, un mercato così bullish, e non parlo, mentre il 2000 saliva, ma saliva il Nasdaq, era questa la bolla, adesso sta in Dow Jones. L'S&P. Il Dow Jones è vero che è un indice particolare per la composizione di titoli, composto da 30 titoli, e quando uno va male tolgono uno e mettono uno che va meglio, però l'S&P 500, che è, diciamo, il benchmark per gli indici azionari mondiali, che ha generato dei ritorni di circa 7.2 dalla seconda guerra mondiale ad oggi, se consideriamo attenzione, 50% di questo 7.2 sono i dividendi reinvestiti dalle società che compongono l'S&P 500, quindi molto importante la componente dividendi, non soltanto l'apprezzamento del titolo. L'altra cosa che stupisce è come l'S&P in quest'anno ha messo a segno un più 16%, senza di fatto mai avere una correzione. Gente che io conosco cerca correzione, aspetta correzione da anni, e l'S&P non sa dire perché, perché effettivamente gli utili sono arrivati a delle società, hanno sempre sorpreso al rialzo. Una considerazione, e termino, è che
Cioè, come si valutano? Noi cosa compriamo in borsa? Noi in borsa compriamo le attese per gli utili futuri delle società quotate. Questo compriamo noi. Scondiamo il possibile utile delle società future, delle società del futuro. Benissimo. C'è un valore che si chiama CAPEX, che è appunto è stato individuato da Schiller, l'ex appunto premio Nobel di Stanford, che calcola appunto il prezzo delle azioni in base agli utili futuri, aggiustato per l'inflazione chiaramente. Con una media storica di 16, questa media storica dell'S&P dal secondo dopoguerra ad oggi, ha toccato due volte precedentemente un valore sopra 30, nel 2000 e nel 1929 addirittura. Ad oggi questo valore del CAPEX di Schiller è a 31,8, quindi dire che siamo sopravvalutate è un eufemismo. Poi ho imparato una cosa da quando seguivo un po' i mercati negli anni 90 da Greenspan, quando diceva appunto che i mercati possono rimanere irrazionali molto più di quando noi possiamo rimanere razionali. Quindi evidentemente i mercati stanno salendo, Amazon, per dire una, è una società un po' particolare, ma diciamo che ha un CAPEX a 250. È vero che Amazon non aveva fatto utile a parte l'ultimo anno, però Amazon è anche una società che investe tantissimo, è un dato su tutti, l'impero di Amazon è talmente vasto che ogni dollaro che si spende su online in America, 50 centesimi vengono spesi su Amazon, quindi è una cosa particolare. Però dico, diciamo che secondo me l'Europa a questi prezzi conviene molto più rispetto all'America per quanto riguarda i ritorni nazionali, soprattutto le società grandi che danno dividendi. Pietro, ci sono alcune domande per te, euro-dollaro da comprare qui e poi un'analisi MIB e DAX dal mago. Dunque dipende naturalmente dall'orizzonte temporale dell'investimento, questo va da sé e diciamo è la premessa. Io direi che se sei un trader come me, adesso probabilmente stavo guardando che stava andando a fare una base, quindi lo swing da 5 minuti fa quando ha consolidato ci stava la ripartenza e l'avrei preso senz'altro, purché operare sui dati è una cosa che affascina tutti noi. Anch'io quando ho iniziato... Tutti dicono di stare lontano quando... Esattamente, però perché poi sai, tutti si col butta. Senno di poi è come vedere un film già visto, dice sì, io avevo capito chi era l'assassino nel giallo e quando hai visto la fine è facile. In realtà è un'opportunità naturalmente, ma la cosa decisiva è avere sempre dei livelli di uscita ben chiari sia in testa che in macchina, quindi il rigore di saper chiudersi quando lo scenario che si era prefisso non era stato in qualche modo consolidato dai mercati. Riguardo invece gli indici, mi chiedeva FTSE MIB piuttosto che DAX, io credo che adesso siamo a più 17%. Non è interesse di nessuno rovinare la festa. Io credo che il fine anno sarà l'insegna di un consolidamento, nessuno a cominciare dai gestori e da chi sostanzialmente vuole consolidare una performance a doppia cifra. Adesso vedo Giuseppe al volo che... Attenzione, Giuseppe che fa domanda. Attenzione. NPL, no performing loan, credits. Doesn't this against with the accommodative monetary policy and against the startup phase of economy of some countries? And the second question, excuse me for a direct question, is it true that the central bank has a budget expansion ceiling of 2,500 billion? Thank you. Thank you. I will give the floor to the Vice President for the first questions. On both questions, if you want. No? No, regarding the first question, la domanda è let me recall what NPL, was the decision that was announced. It's a decision about new loans, new flows of loans, and potentially new NPLs that would be formed, and there is then a target for the formation of provisions il budget della Banca Centrale di 2.500 miliardi. New NPLs would emerge, so that the formation of provisions would have to go up to 100% of the exposures during 2 years in the case of the exposures are not secured by any collateral, and 7 years if they are secured by collateral. So,
it's this decision that was taken. And so it means, of course, that with a stronger economy and better management of credit risk, the levels of NPLs for new loans should be way below what they were during the crisis, of course. So we are talking about a total different reality. And the second thing is, at the same time next year, enters into force the International Financial Reporting Standard 9, which changes completely the calculation of impairment costs and provisions, meaning that from January next year, mandatory in accounting terms, any new financial asset, say a loan, that goes into the books gli of the NPL bank dovrebbero essere più bassi rispetto a quanto non fossero durante la crisi, perché stiamo parlando di realtà diverse. 12 months. So there will be some provision charge l'anno for prossimo any entra new loan as a result. Entra in vigore il reporting standard 9 che cambia completamente there il calcolo some degli accantonamenti. Of that asset not performing cioè da gennaio dell'anno well, prossimo è obbligatorio per la contabilità che qualsiasi prestito che viene messo sui libri delle banche deve essere già deve già calcolare la perdita nei successivi 12 mesi, cioè deve già scontare quello che la banca prevede che ci siano come costi di accantonamento. So go in the same direction and can be meaningful because indeed, as I said, may lead to a full recognition of losses for the whole life. Le nuove regole impongono quindi che la perdita attesa deve essere accantonata e riconosciuta come costo subito. Mentre prima era tutto spostato. Chiaramente non è una buona notizia per il settore bancario italiano. Queste regole vanno nella stessa direzione di rafforzare molto la gestione degli NPL. So, which means that the targets as they were defined are important, but are at the same time può portare a un riconoscimento della perdita dell'asset. With the change in the accounting rules. So, that's important to ensure that from now on the banks are careful enough in managing credit risk so that there is no further undue accumulation. Quindi fondamentalmente già all'inizio dell'anno si dovrà scontare quello che poi le nuove regole imporranno alle banche. I target che sono stati definiti sono importanti ma ragionevoli. E allineati a... Eravamo impegnativo, Giuseppe. Sì. Infatti anche con Stasi allora. Cioè, un attimo confuso. Sì, è un po'. Final comment. The targets. E comunque solo sottolineato che la direzione è fare in modo che le banche siano attente nella gestione di rischio di credito finché non si accumulano gli NPL. Stiamo anche guardando ai titoli. And they can explain that they have done the utmost to comply and could not do it for attendable reasons. So it's in the context of a supervisory dialogue that these new targets will be applied in order to contain for the future these problem of NPLs so that we don't have again accumulation that l'implementazione e la compliance sarà soggetta comunque a un dialogo di supervisione. Cioè la banca può spiegare. Cioè la banca avrà la possibilità di aver fatto tutto il suo possibile, però poi non ce l'ha fatta. Oh, no. The answer is no. No, second try to Mr. Malin. Jan Malin, Handelsblatt. Draghi gli ha chiesto, non ho capito la tua seconda domanda. The Fed has opted for a gradual wind down of the sul purchases. Tetto del budget ha detto di immagino che intendesse se la BCE appunto ha un tetto di
ma per comprare bond, che come ho detto prima ha comprato 2.1 trilioni, adesso si è presto a comprare altre 270 miliardi. Immagino che avesse chiesto, non c'è, perché ovviamente il discorso che facevo prima, si è detto che si vuole lasciare mani libere, tendenzialmente potrebbe anche comprare oltre 2.5 trilioni di bond. Stiamo a vedere come reagisce l'economia, chiaramente. Ecco, io vi ringrazio, ovviamente starei con voi a parlare, ma abbiamo tantissimi altri ospiti quest'oggi. Grazie ad Angelo Ciavarella e a Pietro Di Lorenzo di essere stati con noi. Grazie a voi. Spero di riavervi in studio quanto prima. Ora lascio la parola a Giuseppe Roccasalvo, poi avremo tantissimi altri ospiti, andremo avanti con il commento della conferenza stampa di Mario Draghi, ovviamente l'analisi dei mercati. Noi ci rivediamo domani mattina alle 9 con l'Opening Bell.